Ciao a tutti e a tutte, grazie di essere qua con noi a questo ulteriore incontro in questa che è una realtà per noi importante, ospitale, che è la realtà appunto del Circolo ACI di Grumello, che ringraziamo sempre per l'ospitalità, che appunto fa sì che c'è una collaborazione in atto che va avanti da anni e sfocerà a breve, adesso vi apro addirittura anche il link a una prossima iniziativa del nostro sportello sociale, quindi la nostra associazione SOS Diritti, lo sportello sociale della Val Calepio, aprirà qui il 30, quindi mercoledì settimana prossima. Cioè, sono qualcuno che è di Grumello, della zona, ha bisogno di affrontare la questione delle lungaggini e della difficoltà delle liste di attesa nella sanità. Noi appunto ci siamo preparati prima, sono 3 o 4 mesi che stiamo preparando per dare anche questo supporto, perché ci sono le leggi, purtroppo tanti cittadini e cittadine non lo sanno, per far rispettare il loro diritto alla salute. E abbiamo appunto ieri avuto una telefonata e ne affronteremo a breve appunto una realtà di Cividino, di Castelli Calepio, per una persona anziana che ha bisogno appunto di una visita e non gliela danno nei tempi giusti. Quindi qua per noi è casa dove veniamo ospitati e di questo ringraziamo sempre il Circolo ACI. Questa oggi abbiamo qua appunto qui lo vedete Giovanni Russo Spena, ma adesso andrò a elencare un po' tutti. Abbiamo pensato proprio a bocca calda, da un brevissimo periodo, il governo delle destre ha avuto la malaugurata e bruttissima idea di portare avanti questo decreto sicurezza, che appunto tramite questi esperti entreremo nel merito, quindi capiremo anche noi cosa vuol dire per la ricaduta soprattutto delle attività sociali come quella dello sportello sociale. Noi spesso e volentieri ci siamo trovati anche a bloccare degli sfratti e a prendere delle denunce e a prendere delle multe. Vorremmo capire adesso, perché qui adesso si passa a un grado superiore di repressione sul livello penale, quindi si rischiano i compagni e le compagne che vanno a fare iniziativa di lotta sociale, che vadano appunto a rischiare anche la questione della galera. E quindi in primis siamo noi interessati, attivisti dello sportello sociale, a capire cosa sta avvenendo avanti, ma sicuramente c'è un allarme di tutta la realtà democratica, ACI stessa, ANPI, tutta una serie di forze sia politiche che sociali, i sindacati stessi, non solo quelli di carattere generale ma specifico come Unione Inquilini e altre che nelle lotte ci sono spesso, gli stessi giuristi e avvocati che tutelano per scelta, e ne va dato atto, le varie lotte sociali, capire come si possa contrastare questa situazione e se ci saranno anche margini che magari gli organismi, il decreto sicurezza liberticida, che è smaccatamente sacrosante il diritto alla salute, alla scuola, il diritto alla socialità, tutti questi diritti che poi vengono proprio messi in discussione e qui si vogliono mettere sotto regime poliziesco. È per questo che abbiamo ritenuto importantissimo a tempi brevi appunto ad andare a organizzare questo incontro. Come vi dicevo, c'è Giovanni Russo Spena, che tanti di noi conoscono come ex parlamentare, ma soprattutto come giurista. Mi sembra, se non sbaglio, che comunque è un docente universitario che tratta di queste materie di livello giuridico e costituzionale da tantissimi anni, e quindi lui gli verrà dato questa prima, diciamo, primo spazio per capire cosa vuol dire a livello giuridico questo decreto sicurezza. Ci sarà Giovanni Carezza dell'Unione Inquilini di Milano,
Noi lo sportello sociale, quando si attiva sulla questione sfratti, è Unione Inquilini Valcalepio, e quindi ci dirà, rispetto all'azione del sindacato, cosa vuol dire un decreto di questo tipo. Unione Inquilini, ma di tutti i sindacati, perché tutti i sindacati sono in allarme e si stanno muovendo appunto per contrastare quello che sta venendo avanti. Chiuderà Eugenio Lorco, avvocato penalista, che comunque ne conosce, diciamo, anche perché ha assistito iniziative di lotta, e quindi concretamente può farci capire le ricadute che possono avere. Quindi io non mi dilungherei altro, ringrazio tutti loro che hanno voluto partecipare, Giovanni che è collegato da remoto, anche perché hanno trovato un bel incidente in autostrada, quindi è stata tribulata l'arrivo a Grumello del Monte. Chiudo dicendo che prima di finire, noi trattiamo una cosa molto seria, però abbiamo anche l'aspetto conviviale, ci sarà un piccolo rinfrestino per chi non ha potuto mangiare o che magari ha ancora un buco da riempire in pancia. Niente, grazie ancora Arci che ci hai ospitato, grazie Paolo, il presidente, e tutti la parte del direttivo. Niente, do la parola adesso a Giovanni Russo Spina, che appunto si è collegato. A te la parola, Giovanni. Sì, grazie, buonasera a tutti e tutti, ringrazio anch'io l'Arci che ci ospita, e mi pare che l'impostazione che tu davi anche del pericolo che gli attivisti sociali corrono all'interno di uno sportello sociale che tenta di venire incontro appunto ai bisogni delle popolazioni con questo disegno di legge siano molto giuste, le condivido molto. Sono molti anni che noi giuristi democratici lavoriamo su questi temi, poi la Carenza, ma l'OSCO, che è un ottimo e bravissimo avvocato, spiegheranno i singoli particolari. Io tenterò, non moltissimo tempo, in un quarto d'ora, di come giurista democratico, di dare un po' il contesto in cui ci si muove in questo momento a livello nazionale e anche internazionale. Quindi faccio due osservazioni preliminari, anche per comprendere il perché la maggioranza, questo governo delle destre, vuole far passare questo disegno di legge al più presto, si parla già di fine novembre come approvazione, tagliando tutti i tempi del dibattito, con tanta determinazione. Due osservazioni che sono quindi generali, in qualche modo, brevi. La prima è questa, nasce dalla constatazione che l'Italia è in guerra, questo governo ha portato l'Italia in guerra, e la guerra chiama di per sé uno stato di eccezione permanente, cioè una assoluta sospensione dei diritti costituzionali. Di questo si tratta, perché appunto la guerra è costituente di un sistema complesso, insomma, di un vero e proprio salto di paradigma, cioè cambia completamente la situazione sia della società sia delle istituzioni. Tra l'altro la guerra, come sappiamo, militarizza la società, arriva nei corsi di formazione nelle università, nelle scuole, militarizza l'economia, questa finanziaria, e incide sul mercato del lavoro, incide la beffa dei 3 euro di pensioni mensili, incide sulla sanità in maniera gravissima. Praticamente la sanità pubblica in Italia non esiste più, è frantumata, tante persone, milioni di persone non riescono più a curarsi. Però insomma, il punto è che il capitale ha bisogno della guerra, ce lo insegnava Marx. E quindi la tendenza in atto alla centralizzazione dei capitali e alla competitività feroce che esiste dai capitali, per i maggiori processazioni stessa del capitale, questa centralizzazione in sempre meno mani porta appunto la politica a una concentrazione. Quindi avviene una concentrazione e una unificazione del potere politico e del potere istituzionale, che a me piace chiamare, più che post-fascismo, piace più tecnico e più scientifico, ma poi autoritario sul piano dei diritti. Questa nozione di economia di guerra assorbe anche il concetto di sicurezza, è quello di cui stiamo parlando. Tra l'altro la sicurezza che una volta significava nella storia del movimento operaio,
figurarci, l'ANPI, la CGL, il rischio di base, sono stati appunto saldi. La sicurezza una volta significava sicurezza, significava sulla sicurezza per quanto riguarda la mobilità, pensionistico, eccetera. Invece oggi, per una, con un cambio assolutamente di significato anche delle parole, all'interno di questo disegno di legge, sicurezza significa non più appunto garanzie sociali individuali e collettive, ma significa un'attenzione fortemente sicuritaria, significa cioè invenzione di tante nuove fattispecie di reati, cioè tanti reati che prima non esistevano, e di una surplus, di un'enorme ricomposizione anche della sanzione penale in termini molto molto alti, cioè si vuole rispondere ai bisogni sociali e alla incapacità da parte e impossibilità da parte del governo del capitale di far fronte a questo tema, cioè della soddisfazione dei bisogni sociali, con la repressione. Si fa fronte con la repressione, con la prevenzione del conflitto, con tanto e tanto e tanto carcere. Cioè qual è il punto, lo diciamo appunto in termini giuridici, lo ripetiamo da anni noi giudici democratici, cioè man mano che diventa più evanescente, più debole insomma lo Stato sociale, e quindi non si riesce più a far fronte ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, diventa sempre più assoluto, più pervasivo, più esteso, più totalizzante appunto lo Stato penale. Quindi noi abbiamo un passaggio, questa è la mia prima osservazione, dallo Stato sociale che si indebolisce ad uno Stato penale che si rafforza. Del resto il panpenalismo, l'ipertrofia carceraria, appunto cioè risolvere tutto con il carcere, bisogna dire che non nascono oggi. Oggi sono aggravate certamente dalle disposizioni di questo governo di destra, ma non nascono oggi. Ce l'abbiamo avuto anche per decenni, perlomeno per due decenni, da parte di governi precedenti. Non dimentichiamo mai il decreto Minniti contro i migranti, non dimentichiamo i decreti Salvini, non dimentichiamo le recentissime leggi Cutro e Caivano, le varie leggi eccezionali e anche alcune cose che sono in qualche modo ridicole. Ecco, pensiamo che il Parlamento italiano ha approvato anche ultimamente, ha reiterato una legge sulla flagranza differita, che è uno simbolo, è una contraddizione. Se è flagranza, se si coglie una persona, un ladro, per i tifosi era nata la flagranza differita, se lo cogli in flagranza poi non puoi attuarlo in maniera differita. E poi non dimentichiamo anche nel nord, io sto pensando alle assemblee fatte nel Veneto, anche in parte della Lombardia, tanti sindaci anche che applicano, portano avanti dei provvedimenti vergognosi contro i migranti. Pensate ai provvedimenti contro le mense in cui dovevano mangiare anche i migranti, e quindi invece i bambini italiani hanno tolto da alcune ville comunali nel Veneto e anche Veneto le panchine affinché sopra non potessero dormire la notte appunto i migranti rimasti senza un giaciglio. Insomma, questa situazione del passato si riverbera oggi in maniera più cruda, in maniera più aspra. Quindi non siamo